Bentornati sul canale dell'Arma, oggi siamo qui con Beppe e Isaia, che oggi... Cosa avete fatto? Oggi abbiamo giocato Sprite, come di consueto, al VCQ di Pavia. E abbiamo vinto. Abbiamo vinto. Ha vinto. Ho vinto. Sai quanto sei arrivato? Nono. Beh dai, non male. Ha vinto lo sport. Molto bene. Comunque, hai giocato un bel... Sei contento del mazzo che hai giocato? Sì, la Sprite, è il tier 1, quindi siamo contenti. Siamo contenti, sono tutti contenti. Siamo contenti tutti. Sì, sì, io sono contentissimo. Molto contento. I box, la prima li abbiamo. Sono contenti pure i box. Qui io sono più contento di tutti perché c'è da sbustare. Esatto, dai, facci vedere allora il pattumaio. Quante carte? 40. Come al solito, perché dobbiamo pescare shifter. Ok, beh, mi piace già come inizio. Allora, lo zio. Vabbè, lui no. Così. Ecco, qua inizia la cosa strana perché abbiamo messo due red, togliendo gamma burst per red, per vedere un po' di consistenza in più. Vabbè, spiego un attimo. Secondo red abbiamo pensato di metterlo perché spesso a volte con gamma burst non riuscivi a otticappare comunque. Il secondo red comunque è la norma più forte contro Thierry Fizz, e quindi anche fare normal red special blu comunque andavi legarli a un Phoenix e tu gli facevi tutta la combo e non ti faceva carte. E poi comunque è una play fortissima sempre contro Terrifizzo, anche con shifter se anche delle play dopo. Molto male, secondo red non americano, molto male. Lo so, perché non pensavo che sarei arrivato a questo punto della mia vita che avrei giocato due red. Che punto triste. Andiamo avanti. Dai, così non si vede. Dai, andiamo avanti. Poi ovviamente start. Ma no, non l'avrei mai detto. La trappola smash è la più forte del gioco. Sembra come al solito qua, non è inimicercabile. Poi il reparto Gastoro Sanbei, ecco qua, solito classico swap. Alcuni non esocano, ma non si sa il perché. Non si sa perché, però non rane, è forte anche per rimbalzare. Rane, pesci, nutri, a posto, sfondare avanti. E lo stagno, togli le rane che stanno. Cioè, reparto stagno. Anche la banned da soli. Esatto. Non gioca. Poi per giocare contro Diana. Il vero motore del mazzo. Il mazzo. Questo è il mazzo, prima abbiamo visto i supporti. Ok, finalmente mi sono deciso a togliere Bella e mettere il terzo perché sound. Ci piacciono le perché, e poi in una mano ideale Sarno era nettamente più forte questa cosa e ho messo il terzo Sarno. Poi sempre come supporto il Bestial lo zio che serve per essere il fratello di Diego. Pezzo di merda che oggi mi ha fatto per Diego. Non speriamo però così. 3 Ash e le 3 Inverma classica 40 solido. Molto bene. Solido è sì. quadrato il mazzo, che tanti 3 per vabbè, comunque non stiamo più rapidamente. Esatto, e questo qui era il main. Passiamo all'extra. La rana, questo classico per diciamo finire lo stagno. Sempre. Ok, questo qui altra carta di forte dell'extra, quella sì, perché c'è fine di Anubis. La serve anche a Mirror Match a farla, perché tu porti red che in caso metti che ne hai vinto anche il secondo red, con red è praticamente un gamba sul terreno, perché di red poi tributi lei e... Oggi ho sbloccato una nuova skill, cioè ho avvocato questa per rebornare carota all'avversario che mi ha rebornato lui e mi ha rebornato Todd. Che giocatore. Oggi abbiamo sbloccato la nuova skill. Carta corretta, giustamente fuori dalla banned. Andiamo avanti. Olimpimaru, la mosca. Oggi mi ha fatto vincere almeno due game sta mosca. FTK a caso. È una zanzara, però. No, è la mosca. Dai, non diciamo anche cosa. Da capire che faccia. Perché puoi evocarla anche sotto strada. Ma è per questo che è forte, perché gli altri non capiscono quello che fa. È difficile da. E l'effetto cambia in base alla situazione che ti serve. Anche sì. E poi va bene, partito Zeus. Poi Sprite abbiamo abbassato Elfo a 2 anziché 3, perché comunque ci è sembrato che il terzo. Ma sì, perché tanto gli Sprite sono supporti al Turbo Bestial. Sì, servono un cazzo. Sì. Sprint perché forte. La combo Phoenix che è forte da scartare anche sì. Con se hai il Nimbol in mano. A volte lo faccio spesso, faccio Phoenix, scarto, spacco e dico 2 e vado. Esatto, molto spesso capita questa cosa. Dark, perché fa le combo? È lui però. Dark non risolve dal 43 e l'auto va più. Sì, Dark non risolve mai, però. Sono dettagli. E poi c'è l'auto. Adam Dark dal mazzo c'è per la differenza. Esatto, fa quello.
possono poi togliere l'inizio dell'effetto. Per side, alla fine non bisper Mannequin, ovviamente la metto sia prendendo primo sia dando secondo. L'abbiamo messa in game perché non ci aspettavamo tutti i tier, comunque non volevamo essere troppo spinti. Alla fine un brick sono un vecchio tier. Esatto. Poi abbiamo dovuto dare una svolta di vita oggi al mazzo, giocando una carta diversa dal solito che è Gamma, che gli ha consigliato ISO, diamo gli credits. Il motivo è che abbiamo pensato che magari alcuni Flander passassero Sprite, e quindi questa carta è meta proprio forte contro Sprite, e abbiamo visto comunque anche durante il testing che non avendo carte di un secolo contro Sprite chi vinceva il danno vinceva il match, e allora quindi abbiamo deciso di rispettare di più il Mirror Mess, e comunque non è scansa neanche contro Flander, e allora e anche contro eventuali mazzi random Gamma è sempre versatile. Che giocatore, dovevamo riequilibrare il Mirror Mess che era diventato il problema al mazzo, cioè il problema adesso rispetto alla Sprite, quindi lo faccio così. Poi Red Resonator, allora io negli ultimi 23 match di torneo non ho mai fatto Red Resonator, cioè non hai mai evocato Norma, ne evocato io alla mano, non l'ho mai fatto, non ho nemmeno mai evocato i giganti, pensa a te, quindi stavo pensando di catarlo. Aspetta che mi allontano che ti sta allungando il naso, aspetta, ok, andiamo avanti. Lui si trova bene, però sì, io mi trovo benissimo, ben continuerò a tenerlo perché comunque sì, è una polizza assicurativa sui due, mi dice sta. Poi questi servono proprio appunto per lo Sprite, il joystick, sì, joystick. Sia andando primo che andando secondo, e tipo ho vinto una contro Flander io, e che mi ha messo non ha fatto gli effetti dei dolce miei, voleva farmi Zeus, questo glielo ho messo in difesa, esatto, pure su Bagusca che lo metti in attacco, esatto. È interessante come cosa. E poi sempre per rispettare quel matchup lì abbiamo messo questo, anche se sono forti ovviamente anche contro Flander eccetera. E poi questa carta giusto contro Flander, perché ci serviva sia andando primo che andando secondo una carta che fosse forte per finire, per finire in maniera esatto, simpatica giochiamo anche questo per tier, esatto. E questo per gli altri due match up, esatto. Non abbiamo giocato le Prosperity perché abbiamo pensato che di main andavi a rivelare solo Entra, e purtroppo inside andavi a togliere un 3x che andavi a rispettare meno un altro mazzo, allora abbiamo deciso di non giocare, per questione di spazio abbiamo tolto le Prosperity. Non abbiamo, abbiamo tolto Unicorno perché esatto, Unicorno perché è una carta appena, cioè che è un overwin quasi, esatto, cioè già dovresti vincere andando primo, quindi abbiamo messo più carte andando secondo come gara. Ovviamente preciso una cosa per tutti quelli che vorranno copiare la lista, non giocate queste perché il mazzo bricca, giocate tre Prosperity. Si può togliere questo. Non giocate quella carta che è terrificante, esatto. E niente, poi ringraziamo Sancio, ci ha ringraziato, adesso aspettiamo un'altra sua dopo, grazie per averci ringraziato, adesso siamo ancora 2-1 per noi ovviamente, quindi aspettiamo, ringraziamo. E poi salutiamo tutti i ragazzi del team, e io sono ancora contento per il nono posto che sarà il decimo consecutivo. Salutate me, salutiamo Diego che oggi è nell'ombra, soprattutto, e ci vediamo al Reggio di noi, torneo al Germano, ci vediamo al Germano e al video della vittoria di giovedì. Ah no, beh, c'è anche poi domenica, si torna la vittoria, no, giovedì, non domenica, dove vinceremo, e poi al German Open dove vinceremo. Esatto, ci vediamo giovedì. Ci vediamo giovedì e poi ci saluteremo prima del festo. Vabbè, certo, ma sicuro. Ciao a tutti. E non giocate questa.